la chiamano economia sociale, si traduce come sostegno attivo di attori sociali ed economici all'interno del tessuto territoriale, che oggi più che mai non riesce a fornire risposte sufficienti per il disagio economico e sociale di tante tantissime famiglie. Si punta allo sviluppo su scala umana dell'innovazione sociale con un nuovo protocollo. Ma è il quadro della realtà, di quello che si presenta, delle difficoltà che ci sono e dell'importanza per tutti noi operatori sociali di definire meglio il nostro lavoro e non in maniera soggettiva come siamo un po' abituati a fare, ma ecco, che ci sia una valutazione oggettiva, che secondo me è molto importante. E la complessità anche, no, del disagio, che noi lo liquidiamo con un termine, ma riguarda l'essere umano con, nelle sue mille sfaccettature. Quindi è molto difficile da cogliere nell'immediato, se ne evidenziano solo delle punte, ma che è molto profondo e che risiede proprio nella persona. Fornire servizi, questa è l'ambizione che lega allo stesso tavolo associazioni e organizzazioni di volontariato, università e istituzioni. Si parla di aprire nuovi canali. Il modo che proponiamo noi è quello di partire dalle tradizionali tecniche manageriali all'interno delle aziende e spostarle anche in quella che è la misurazione di servizi che sono di tipo sociale e soprattutto di servizi di politiche sociali, quindi anche delle organizzazioni pubbliche. Per quello il concetto di misurazione dei risultati che si sono ottenuti, di soddisfazione, abbiamo parlato, ma oltre che della soddisfazione che rappresenta la base, misurare il valore sociale, cioè il beneficio sociale. Oggi parliamo qui di un evento organizzato in particolare dal Polo Irene, in particolar modo con il CES, quindi con le comunità tossicodipendenti, per il recupero di tossicodipendenti. I servizi vengono erogati normalmente, però ci si potrebbe lavorare in una maniera molto più condivisa con le pubbliche amministrazioni, con le ASL, ancor di più rispetto a quello che si fa oggi, con degli indicatori, cioè quindi misurando il beneficio sociale.